Quando parti dal basso cerchi l'amore prima della gloria. Mangi merda finché lenta sta vita ti ingoia. Con il nodo in gola, sguardo fermo e le mani di chi lavora. Il sogno è morto e l'istinto che pompa ancora. Tanto alla fine parlano tutti. Qui nella sala parlano tutti. La gente vaga, critica ma non paga. Tra sti furbi lascerò gli applausi. Con Ness, per parlare di un importante momento nella sua carriera professionale, esce il nuovo CD, esce per il momento in versione digitale, un lavoro molto importante per te Ness, perché sono 2 anni di lavoro, insomma, molto duro anche. Sì, dopo 2 anni di lavoro, finalmente il 4 maggio è uscito Prince Cafè, che è il mio ultimo disco. Ci sono stati questi 2 anni di lavoro molto molto intensi, in parallelo tra Sala e Torino, dove c'è la mia etichetta discografica, e quindi gli studi che mi hanno permesso di creare quest'opera. Esce, come dicevo, in versione digitale, quindi attualmente è disponibile soltanto sui maggiori digital store, che sono iTunes, Spotify e quant'altro. Già dal titolo di questo tuo ultimo, diciamo, lavoro si capisce che è molto improntato sulla realtà che tu vivi in questo territorio, nel Vallo di Diano. Prince Cafè, perché? Prince Cafè è il bar, il locale dove ho lavorato per quasi 10 anni, ed è il concetto, ed è la sintesi del concetto che sta alla base di tutto l'album, ovvero ho pensato che la differenza tra tutte le persone di pensiero, di vivere la vita, la nostra quotidianità e di affrontare le cose viene ridotta ai minimi termini, magari alle 3 del pomeriggio davanti una tazzina di caffè. Tutto si sintetizza lì e tutte le differenze vengono al pettine, si notano convenevoli, si notano, sai com'è la figura del barista, tutti entrano e hanno un confessionale personale, no? È un po' questo, e su questo si basa tutto il disco. Poi la territorialità innanzitutto è molto presente nel disco, anche perché la maggior parte degli artisti che hanno collaborato con me alla realizzazione di questo progetto, musicisti e cantanti, sono tutti del Vallo. Esempi: Francesco Rinaldi, cantante di San Giacomo, Alessia Mazzariello, Lorenzo Sorgente al basso, Giorgia Bisignano al sax in Cronache prima di partire, e tanti altri. Navighiamo, il nostro uomo si chiede dove che andiamo, l'equipaggio beve rum chiaro e sparla chiaramente, quasi ammutinato, vedo solo un mozzo in mezzo a tanti, credersi un corsario, il mondo è avaro, c'è troppa luce, nessun faro, cambi faccia con la mappa del tesoro in mano, ma pare chiara la storia se la rivivo, arrivare estiva alla Habana partendo da clandestino, e smollo il porto, prendo il largo verso sud, rendo grazie alla mia ciurma che canta alle spalle orsù, signore alle barche, la tua TV che spara cannonati a salve, io non so che farne, cerco. Ness, ci raccontavi prima questa esperienza anche molto bella di questi ragazzi del Vallo di Diano che insieme a te sono venuti in varie tappe ovviamente a Torino in studio di registrazione. Sì, ci siamo organizzati così più che altro anche per regalare un'esperienza a chi non l'aveva mai fatta effettivamente, a chi non aveva mai praticato musica al di fuori dei confini del Vallo. Come ti raccontavo prima, un aneddoto bellissimo è quello di Alessia Mazzariello, che a 17 anni, ovvero l'anno scorso, in studio a Torino ha stupito tutti con la sua voce super matura, eppure questi si chiedevano: ma a 17 anni? Alcuni dei temi che tu hai affrontato sono anche di natura sociale, quindi tu sei sempre molto impegnato dal punto di vista sociale. Sì, i temi sociali sono alla base del disco. Come temi possiamo dire c'è la voglia di scappare via che abbiamo, che ha la mia generazione e quelle dopo di me, una critica sensata verso quello che ci circonda attualmente, la situazione sia nazionale sia locale e quant'altro, una serie di riflessioni comunque sul modo di vivere la nostra vita oggi con tutte le guerriglie che ci facciamo tra di noi, nonostante ad oggi serve soltanto essere un pochino più positivi l'un con l'altro per superare magari tutte le cose che ci fanno stare in un clima di crisi e di sfiducia. Poi sì, sono sempre il più polemico di tutti, e ascoltando il disco, tra un sarcasmo, una risata e un pianto, possiamo tirare delle somme. Questo è il tuo secondo album da solista. Si dice sempre che il secondo è molto più difficile del primo.
Sì, sicuramente, e per questo ci sono voluti 2 anni. Sì, è il più difficile perché di solito dopo un primo album da solista, c'è sempre una maturazione sia artistica che personale abbastanza importante, per cui qualsiasi cosa che scrivi, qualsiasi cosa che pensi, qualsiasi cosa che vuoi mettere sotto forma musicale, magari è leggermente più ragionata, ha un'identità maggiore che rispecchia più te stesso e meno quella magari dell'ispirarsi ad altri artisti. Che effetto ti ha fatto alcuni giorni fa la standing ovation che avete avuto tu insieme a Alessia Mazzariello, a Totino Melillo e a Nicola l'Infante qui nel tuo paese a Sala Consilina, da brividi? Da brividi sì, da brividi perché innanzitutto perché ho scoperto questa mia passione per l'ambiente teatrale, che fino a 2 anni fa vedevo lontanissima, un po' per il genere, gli stili che faccio con la mia musica, un po' perché le persone sedute quando io canto non mi erano mai piaciute più di tanto. Invece devo dire che il teatro è proprio quel posto in cui, dove se vuoi essere ascoltato, la gente sta lì per ascoltarti. Detto questo, a Sala è stata un'emozione unica perché amo la mia città e non voglio andare via, quindi poter offrire e sentirsi apprezzati nella propria città con la propria arte è una cosa di incredibilmente stimolante. Poi, se contiamo tutta la fatica per mettere insieme l'organizzazione e soprattutto tutte le persone che hanno fatto parte allo spettacolo, tutti hanno dato il massimo, è triplicata la soddisfazione. Che progetti hai per quest'estate? Cosa hai in cantiere? Allora, la prima tappa sono le copie fisiche di questo disco che sarà stampato sia in vinile che in compact disc, e saranno disponibili dal mese prossimo. Poi sto formando una band per i concerti, infatti molto presto partiremo in tour, e quest'anno, a differenza degli altri anni, appunto, sto formando questa band sempre con musicisti del Vallo, perché poi è bello condividere il lavoro e determinate esperienze con le persone con cui sei cresciuto, con le persone che c'hai alla porta accanto. Tanto alla fine parlano tutti, qui nella sala parlano tutti, la gente vaga, critica ma non paga, tra sti furbi lascerò gli applausi a coprire gli insulti. Tanto alla fine qui parlano tutti, qui nella sala già parlano tutti. Fronte sudata, la stima l'ho meritata, piedi a terra e testa in aria. Sono un figlio di classe operaia, figlio di classe operaia, figlio di classe operaia, figlio di classe operaia, figlio di classe operaia.